sono destinati ad uso civico, non sono di proprietà né di un privato né del comune, ma sono dei cittadini stessi. C'è stato un carteggio tra la Regione Veneto e la Valsabbia, penso che anche il parco ne sia in possesso, in cui la Valsabbia di fatto chiede alla Regione Veneto informazioni riguardo agli usi civici e ritiene che non siano più che non siano un vincolo per la costruzione dei lavori. Il dirigente regionale della Regione Veneto, Direzione Economia e Sviluppo Montano, il dottor Stefano Sisto, dice, questo è un carteggio del 28 giugno, quindi recente: tutto ciò considerato, si rileva che l'effettuazione dei lavori da parte della società EVA Energia Valsabbia sui terreni di uso civico di che trattasi, in assenza delle citate autorizzazioni al mutamento di destinazione, si configura come occupazione senza titolo dei terreni medesimi. Io a questo punto mi rivolgo al servizio al Corpo Forestale dello Stato affinché verifichi la presenza delle autorizzazioni della Valsabbia per costruire su terreni di uso civico, perché di fatto non c'è nessuna autorizzazione da parte della Regione al mutamento di destinazione di questi terreni. Quindi anche qui dobbiamo verificare la legge, cioè di fatto la Regione dice: voi non potete fare questi lavori perché il mutamento di destinazione deve essere rilasciato al comune di Gosaldo e non alla ditta realizzatrice degli impianti idroelettrici. Quindi qui c'è un problema anche piuttosto importante, che credo sia il Corpo Forestale dello Stato che debba intervenire per verificare.